Partono i lavori per collegare Gallarate con il T2 di Malpensa. Casorate è uno dei paesi, è il paese che paga più lo scotto di quest'opera. Sindaco Cassani, la posizione della sua amministrazione e i progetti per il futuro, quali sono? La posizione dell'amministrazione non è cambiata, nel senso che abbiamo passato la fase di opposizione, perché ritenevamo di aver riscontrato delle criticità nel progetto, dopodiché conclusa questa fase con il rigetto del ricorso al TAR, con tutti gli altri ricorsi presentati, ci siamo attivati da subito, la mia presenza oggi è qui a testimoniarlo, affinché il progetto rispetti quella parte di garanzia sia sotto profilo di tempi di realizzazione che di qualità delle opere di compensazione e mitigazione previste, che sono state anche più volte elencate, accennate anche durante questa presentazione. Quindi credo che bisogna andare oltre la protesta, ancorché legittima, come dimostrato dai comitati presenti all'ingresso, ma io credo che sia nostro dovere, a questo punto con lavori già partiti, farci garanti del rispetto delle promesse che sono state fatte per quanto riguarda la realizzazione di quest'opera. Oggi fuori ci sono gli ambientalisti, ci sono delle associazioni anche casoratesi, e sappiamo che a Casorate l'opposizione fin dall'inizio ha alzato il pressing per quest'opera. Il suo punto di vista e quello della sua giunta? Ribadisco, l'opposizione è legittima. Anche noi abbiamo manifestato le nostre perplessità più che altro sull'iter procedurale. Dopodiché, fatti i passi che erano stati concordati all'unanimità del Consiglio Comunale, abbiamo preso atto delle risultanze della nostra posizione e ci siamo attivati da subito perché quest'opera fosse il meno impattante possibile per il territorio. È stato detto anche dai relatori, sia dalla Commissione europea che dagli altri relatori, che è logico che l'infrastruttura di questa natura comunque porta disagi, porta una ferita al territorio. Ecco, noi quello che abbiamo chiesto è che se ci deve essere un sacrificio, che questo sacrificio sia veramente giustificato. Per cui il collegamento che va oltre la T2 Gallarate, ma che va verso Milano, è indispensabile per garantire che quest'opera diventi veramente fruibile per tutta la cittadinanza. Ci è stato detto che comunque la Gallarate è nel PNRR, per cui a brevissimo partirà, così come la Rabiago con il potenziamento dei binari e la conclusione di quel potenziamento dell'infrastruttura che risulta assolutamente necessario per dare un senso a questo progetto.